Livello alto, però ancora non preoccupante. Il fiume Bacchiglione, anche a Padova, incute timore, ma almeno 3 metri di argine garantiscono dall'esondazione. La rimessa delle barche della storica società Rarinantes, immediata periferia sud del capoluogo euganeo, però è allagata e si ricorda ancora nel famigerato 2010 uno scafo che, schiacciato dall'innalzamento dell'acqua, arrivò addirittura a sfondare il tetto. Siamo alle solite, da 2 anni e mezzo ci si riempie la bocca di termini come bacini di laminazione ed invasi, ma i tempi del bel paese in burocrazia, soprattutto, sono quelli che chiunque ormai conosce. Non bastano i risarcimenti alle persone gravemente danneggiate dagli allagamenti. Occorrono opere in tempi brevi che non siano solo i pur apprezzabili lavori di consolidamento degli argini a cura del genio civile. Serve una politica edilizia che non penalizzi la cruciale industria del mattone italiana, bensì la razionalizzi, perché continuare a cementificare serve solo a rendere più vulnerabile il territorio. E ci mancava l'anno più piovoso dell'ultimo mezzo secolo, questo 2013 appunto, caratterizzato per di più da nevicate che hanno imbiancato le cime fino a pochi giorni prima. E fortuna che andiamo incontro all'estate, ovvero al momento torrido dell'anno, anche se di questo passo, pur con cielo sereno previsto sabato 18, seguito però da un nuovo ulteriore peggioramento domenica 19, rischia di trasformarsi in un lontano miraggio. Senza dimenticare infine che la gestione emergenza maltempo rischia di diventare un inaspettato test della campagna elettorale, imminente per le amministrative a Vicenza, dove si vota il 26 e 27 maggio, ma anche a Padova, dove si tornerà alle urne nel 2014.